questo è il video. Che adesso. Comunque volevo veramente ringraziarvi tutti anche qua, diciamo Rai 3. Rai 3. Allora, faccio proprio così, ciao. Chiedere un cameraman? No, più bello così. E no, è tutto sfocato, era meglio forse portare un cameraman. Ragazzi, è un video fatto un po' alla buona, vedrete delle parti un po' sfocate. Ogni tanto clippa un pochino il microfono, per cui sentirete stock stock, amen. È venuto così perché l'ho voluto registrare un po' così come veniva e come potevo anche un po'. Quindi abbiate pazienza, vi chiedo scusa se ogni tanto c'è qualche problemino tecnico. Però il contenuto è troppo bello. Sono andato a vedere una sua masterclass concerto, una masterclass di concerto di Mattia Tedesco, bomba come sempre, e gli ho detto: senti Matti, ma stai usando due amplificatori con un sistema dry wet, che è una cosa un po' particolare, tanti pedali, una chitarra del 69, spiegaci tutto. Insomma, sono qua a portarvi questo tipo di contenuto che spero possa piacervi. Prima, come sempre, sigla, ma suonata da Mattia. Vado allora, faccio la sigla. Se vi va, iscrivetevi al canale, ve lo chiedo sempre perché poi vedo che molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, per cui potete iscrivervi al canale e mettere mi piace per supportare questa tipologia di video che vi dico è divisa in questa maniera. Prima parliamo delle chitarre che usa Mattia, poi parliamo degli effetti diciamo di distorsione e insomma i suoni distorti che usa. Sentirete che sono completamente asciutti, non riverberano delay, perché questa parte arriva nell'ultima sezione in cui parleremo anche degli ampli, perché lì spiegheremo cosa vuol dire dry wet, ve lo anticipo un pochino. Uno dei due amplificatori, già normalmente è strano suonare con un ampli più 4x12, lui ha due ampli, due 4x12, uno dei due ampli è solo per fare i delay e i riverberi. Insomma, vi spiega lui tutto dopo con calma. Se volete approfondire e magari volete anche migliorare con la chitarra, vi ricordo che Mattia Tedesco è uno degli insegnanti, degli oltre 30 insegnanti che potete trovare su Vibely, vi linko in descrizione la prova gratuita, per cui se vi fa piacere potete provarlo gratuitamente per 21 giorni e vedere se fa per voi. Prima parte appunto quella dedicata alle chitarre. Ciao a tutti, questa è la chitarra principale per questa esibizione che stasera mi esibirò a Fresonara, in provincia di Alessandria, col mio trio, con Marcello Borsano alla batteria, che non è seduto dietro le pelli in questo momento, Nicola Bruno al basso. E questo è lo strumento principale, anche un po' della mia vita recentemente, che è una Stratocaster del 1969, scelta in mezzo ad altre centinaia di chitarre vintage da Cesco's Corner Guitar. È capitata questa e non ho saputo dire di no. È, diciamo, sostanzialmente una chitarra tutta originale, se non che i tasti sono stati cambiati quasi 2 anni fa, e quindi questa cosa ha portato anche la chitarra a subire un drop nel prezzo abbastanza notevole, quindi me la sono potuta permettere grazie a questo cambio di tasti, diciamo, perché ha permesso insomma allo strumento di scendere un po' di quotazione. Ma non è l'unica, e nel caso di Armageddon c'è anche questa di scorta. Questa non è un esemplare vintage, è una chitarra alla quale sono molto affezionato, però, perché è la mia prima Fender, diciamo, professionale. È una reissue del 1987. Con questa qua ho fatto tutti i miei primi lavori, le prime tournée, quindi insomma sono molto legato affettivamente parlando. Qua sotto c'è un buco, vedi, non si riesce a vederlo, vedi che c'è la gaffa, non è perché se tocchi qua c'è un buco. Era quando ero un po' più giovane e matto che la prendevo, la lanciavo, ne ha subite, cioè il relic di questo strumento, soprattutto in queste zone, non l'ha fatto il custom shop, proprio l'ho fatto io, cioè queste sono proprio botte vere che ha preso nel corso degli anni. Ce l'ho da 15 anni questa chitarra. E insomma, in questa serata è un po', diciamo, il backup. Purtroppo chiamarlo un po' riduttivo, chiamarla chitarra di backup, perché ci ho fatto veramente tantissime cose. Però insomma, speriamo non succeda niente per tirarla fuori stasera, per noi questa regga fino alla fine, insomma. Ora, viste le chitarre bellissime, tra l'altro, possiamo passare al discorso distorsioni, sia con le distorsioni dell'amplificatore principale che usa lui, cioè un custom audio, sia utilizzando dei pedali. Però lascio di nuovo la parola a Mattia che ci spiega tutto. Cominciamo a guardare un attimo il discorso del Circo di Parigi che ho sotto i piedi. Allora, questa sezione, quindi da questo pedale a questo pedale, è tutto ciò che si trova in front all'ampio principale, che è quello, è un custom audio OD100, una Classic Plus del 2006-2007, che ho trovato con una fortuna clamorosa in Belgio a un prezzo, diciamo, era un peccato lasciarla scappare, ecco, diciamo. Quindi già se ne trova un po', che poi è stato un gran colpo di fortuna.
che va su una cassa 4x12 della Marshall con 4 greenback da 25. E questa è la parte del sistema chiamata dry. Ok? Quindi da questo amplificatore, che ha due canali, canale 1 e canale 2, sul suono sull'uno è un po' più Fender style, brown face, e il 2 invece è un Marshall, ma non pensiamo al Marshall troppo distorto, è un Marshall diciamo abbastanza crunch. Vi faccio sentire innanzitutto subito i due canali con tutta la pedaliera in bypass. Questo è il canale 1 e, anzi, farò di più, tiro via il secondo ampli, qui sentiamo solamente il suono dry. Questo è il canale 1. E questo invece è il canale 2. Vedi che non c'è tantissimo dry. È proprio una pasta sonora diversa. Una è più Fender e una è un po' più Marshall. Però che cosa succede? Che a me serve comunque un pedale, un qualcosa che mi dia una mano a tirar fuori un suono un po' più importante. Ok, anche a livello di gain. Il pedale che mi dà una mano in diciamo 95% del tempo e soprattutto di questo concerto è questo, è il Maxon SD9, che regolo con un volume abbastanza violento, cioè 10 il volume, il tono poco più del minimo storico e il gain dipende dal giorno, insomma tra il 4 e il 5, dipende da quanto gain ho bisogno. Questo pedale sta sempre acceso su entrambi i canali e io gioco tutte le sfumature con la selezione dei pick up, la dinamica delle dita, del plettro e dal volume della chitarra e dal pedale del volume che ho in pedaliera. Quindi ho due volumi che dialogano insieme. Questo è un master volume, quindi questo decide proprio il volume generale del mio suono. Questo invece decide quanto gain do al mio suono. Con questo pedale, quindi col Maxon SD9 che è sempre acceso, io giocando con il volume della chitarra, il pedale del volume della pedaliera che è un master volume, ok, quindi questo decide il gain e quello il volume generale, dicevo, gioco con entrambi i canali dell'amplificatore, quindi sentiamo come suona, quindi sul canale pulito questo pedale e poi anche sul canale distorto. Il pedale è sempre acceso, parto col volume della strato a 5. Caso io alzi ancora di più il volume, tipo non so, a 8, già entriamo in un territorio abbastanza saturo. Allora col pedale, il pedale del volume lo lascio leggermente più basso in modo da non spaccare le orecchie a nessuno, ma ho più sustain sotto le dita. Cambio canale e faccio la stessa cosa però su una base di stampo più Marshall, quindi già di default il suono è già un po' più diciamo hendrixiano. E nel caso mi serva ancora un suono ancora più incazzoso, diciamo, accendo anche questo, quindi un Voodoo Wanda da Roger Mayer che mi dà, è un fuzz e quindi dà un po' più di carica dentro l'SD9. Sono un po' timido a suonare perché c'è una volumata che appena stacco un po' parte. Se vogliamo aggiungere un po' di spezia, un po' di colore, possiamo utilizzare magari dei fuzz un po' strani e delle modulazioni. Tra le altre, una modulazione che costa pochissimo, è il pedale meno caro sicuramente che c'è in questo video, è uno dei pedali meno cari in commercio probabilmente, è un Behringer. Vabbè, di nuovo, Matti spiega tutto tu. Tutti gli altri pedali che ci sono all'interno della pedaliera servono per colorare ulteriormente questo sound. Quindi magari ho un octafuzz subito come primo pedale, ma lo uso magari fare un salto in quel mondo lì di Band of Gypsies. Ha questo suono di proprio chitarra rotta, ma che mi piace veramente tantissimo. Nel caso di applicarlo ad un suono già distorto, andiamo ancora più in territorio hendrixiano.
secondo pedale, relegato poveretto lì in un angolo col suo bel looper through bypass dedicato, perché è un po' un plasticone ma suona veramente molto bene, è l'ultra vibrato della Behringer. Behringer, esatto, Behringer, che è il clone perfetto del Boss VB2, mi pare. Su eBay costa tipo 500 euro, 400 euro quel pedale, questo ne costa molti meno e il suono è quello, anche lo stesso fruscio di fondo è uguale a quello del Boss. Questa stonatura leggera al suono. Un'altra modulazione è questo vecchio Arion, stereo chorus della Arion, regolato abbastanza veloce. Abbastanza veloce, mi dà l'effetto un po' di un LED, diciamo. Chiaro che questo suono ha diversi, può avere tante sfumature, modulazioni diverse, ma gli manca un qualcosa, mancano delle ambientazioni, mancano dei delay e dei ritardi. Proprio per questo abbiamo questo secondo amplificatore che si dedica al wet, cioè il discorso del suono solo degli effetti. Ora veniamo alla parte più succosa, quella dove vi spiego cos'è il dry wet. C'era la spiegazione di Mattia, purtroppo c'è stato un problema tecnico, come vi dicevo, col microfono, per cui sono qua a spiegarvela io. Sostanzialmente usiamo due amplificatori, un Custom Audio con la sua 4x12 e un Marshall JTM45 con la sua 4x12. Come si fa a collegarli e cosa fa ognuno di questi ampli? Possiamo vedere la Custom Audio come la ciccia del suono. La Custom Audio è il suono di Mattia al 99%, quindi puliti, distorti, usiamo i vari pedali, otteniamo le sonorità che abbiamo appena ascoltato. Quindi quella è la ciccia. Attraverso il Two Notes Captor 16 possiamo andare a prelevare questo suono, prima che finisca nella cassa ovviamente, lo rubiamo e lo facciamo finire all'interno dei nostri delay, riverberi e quant'altro, e il suono così trattato con delay, riverberi e quant'altro va ancora a finire dentro un altro amplificatore, cioè dentro un Marshall più 4x12, un Marshall JTM45. Quello che succede è che in questa sezione abbiamo il suono iniziale, quindi distorsioni, anche il suono proprio dell'amplificatore custom audio, che viene trattato, viene riverberato, eccetera, e va a finire dentro un altro ampli. Quindi dà una voce nuova a tutta questa sonorità che è completamente separata. Quindi un ampli completamente asciutto, un ampli completamente bagnato, dry, wet, e nel wet abbiamo riverberi, delay e quant'altro, che è appunto il completamento del suono che stavamo utilizzando prima. Lascio di nuovo la parola Mattia che ci fa sentire qualcosina. Abbiamo un Event Hide H9 che gestisce più che altro delay diversi, quindi un delay più slapback, uno un po' più lungo, uno tipo un Binson con un feedback veramente lunghissimo, poi un reverbero, un Hall of Fame della DC Electronic e un vecchio ma sempre funzionale Echo Park della Line 6, anche perché questo ha un unico preset che è proprio fatto dalle manopole e quando ne ho voglia lo accendo solo per allungare un pelino un po' il suono. Ma come faccio ad arrivare a questi pedali col segnale? Quindi prende tutte le caratteristiche del mio suono principale, quindi il suono dei pedalini, il suono dei canali, esce dallo speaker, torna a linea, viene effettato al 100% e il risultato è questo. Adesso levo lo standby perché chiaramente i suoni che abbiamo sentito prima erano tutti solo di questo amplificatore. E lo sentiamo un po' questo mix, questo blend tra il suono puro dry più l'amplificatore con gli effetti di ambiente. Ora c'era la parte suonata di Mattia in cui ci spiega tutto. Io purtroppo ho perso il file suonato, per cui ci sarà un video un po' particolare sopra alla parte suonata da Mattia. Delle nostre GIF, dico mie e di Mattia preferite, l'ho voluta inserire sopra. Adesso sentiamo un altro piccolo suono con un riverbero, un delay ancora più ampio, sentite che bello. I
In ultimo, qualche secondo del concerto in trio, se capitano nelle vostre zone, magari ripeto, Mattia Tedesco, Instagram in descrizione, così ci date un'occhiata, se capitano in zona andateli a vedere assolutamente, perché sono una bomba, e diciamo qualche secondo del trio così sentite come rendono questi suoni nell'insieme, ripreso con l'iPhone, quindi alla buona! Spero che vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e quant'altro, seguite Mattia su Instagram, vi lascio il suo profilo in descrizione, fatemi sapere se volete altri video così, perché è una cosa un po' diversa, che però a me diverte moltissimo e spero che possa piacere anche a voi. Ci vediamo la prossima settimana con un novello filmino e niente, a presto, grazie di questo tempo passato insieme. Ciao!